Inizio un po' da quello che ho detto col mister. Dispiace perché se si pensa che nelle ultime tre partite si è fatto un punto andando a vedere le occasioni, questa squadra avrebbe meritato sicuramente di più e quindi insomma non può che esserci tanto rammarico anche stasera. Ma qualcuna l'abbiamo fallita noi, qualcuna sono stati bravi gli avversari, quindi bisogna leggerle. Io la leggo che questa squadra fa partita con tutti, in tutte le situazioni, e con tutti gli uomini, con qualsiasi uomo scenda in campo, quindi vuol dire che c'è una base solida, vuol dire che c'è un lavoro solido e bisogna costruirci sopra, quindi c'è un lavoro da fare. Nel girone di ritorno non potranno esserci errori, bisognerà pedalare. Purtroppo, tra l'altro, arriverà anche la brutta eredità lasciata dalla precedente gestione. 4 punti sono veramente tantissimi di penalità. E da Pisa Ternana in poi servirà un girone di ritorno nel quale non si potrà sbagliare. Ma quello noi già ci facciamo già i conti come se ci avessero già tolto 4 punti, quindi sappiamo già il nostro destino qual è, l'eredità che ci hanno lasciato qual è. Però non ci possiamo fare niente, dobbiamo solo lavorare e continuare nella stessa maniera come abbiamo sempre giocato l'anno scorso e quest'anno con quella mentalità lì. Non ho mai visto questa squadra andare sotto o essere messa sotto pesantemente, quindi i presupposti sono buoni e dipende uno come li vuole leggere. Io li leggo che la base c'è e bisogna continuare a lavorarci. Senti, quell'occasione del primo tempo aveva fissato fuori gioco? No, ho tirato fuori, è quello che dicevo, siamo stati. Sono Sembrava di aver visto stato. la bandierina alzata su Giuseppi, poi l'avevi sbagliato uguale, No, però insomma non cambia tanto. era buona, era una bella occasione. L'ho aggredita troppo, l'ho colpita troppo alta e mi è andata alta. È lì che dicevo, alcune volte siamo stati non precisi noi e alcune volte sono stati bravi loro, come il secondo tempo, l'intervento di testa sul colpo di testa di Ciani. E quindi. Alcune volte possiamo dire che è colpa nostra, alcune volte è bravura dell'avversario. Senti, credo sia la prima volta che riparliamo davanti alle telecamere dopo che c'è stata questa Senza svolta, palle. questa svolta incredibile. Come l'hai vissuta? Come ti senti? Sei un po' più sereno? So che anche per carattere hai sofferto tantissimo in questi mesi. Sì, ci ha dato quella boccata di ossigeno che tutto l'ambiente aveva bisogno e ci ha regalato una prospettiva, un futuro, un progetto, però questo progetto passa dalla salvezza di quest'anno, lo sappiamo benissimo, è inutile che ci soffermiamo, sì, adesso abbiamo le basi per poter lavorare. Non ci mancherà niente e quindi dobbiamo ridare qualcosa indietro. Faccio la stessa domanda che ho fatto alla fine al mister. Che 2016 è stato per te? Ma è stato gioie e dolori, è stato un anno sicuramente indimenticabile. Pensando abbiamo vinto sul campo, quindi con la promozione, quest'anno abbiamo. Per me è stato un anno, sono cresciuto tantissimo, ho conosciuto un sacco di persone che veramente meritano in questo ambiente che prima non conoscevo, un po' per situazione, perché alla fine ho sempre tifato, però ci ho giocato poco alla fine in questa squadra, quindi ho avuto il piacere nelle difficoltà di conoscere tante belle persone e quindi sono contento di quello che mi ha dato quest'anno. Il ricordo più bello qual è? Quel gol contro il Foggia, la corsa sotto la curva nord? No, ma io sono contento della situazione che si è venuta a creare e del progetto che si sta sviluppando, quindi sono contento che tante persone adesso facciano parte di questo ambiente Pisa e quindi bisogna tenercele strette e lavorare per tenercele strette.